Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra rubrica di Home Fitness di sportdonna.it. Io sono Marcella Capizzi e sono una personal trainer che si occupa di allenamento al femminile. Oggi lavoreremo glutei ed esterno coscia utilizzando un elastico, una sedia e un tappetino. Prendiamo l'elastico, lo posizioniamo sopra le rotule. Da qui vado in quadrupedia. Posiziono le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Posso anche utilizzare eventualmente un cuscino per appoggiare i gomiti e gli avambracci. Sotto un ginocchio, quello che sta fermo, posiziono l'elastico. Da qui muovo l'altra gamba portandola su bene a 90 gradi. Estendo verso l'alto la gamba che rimane piegata a 90 gradi. Con la punta del piede bene a martello, ok? Il ginocchio che in salita si ferma in linea con l'anca e nella fase di ritorno non supera l'altro ginocchio. Secondo esercizio, lasciamo la banda elastica sopra le rotule e da qui mi sdraio. Appoggio la pianta del piede sulla sedia, braccia lungo il busto, elevo il bacino, contraggo i glutei, scendo, appoggio completamente la zona lombare sul pavimento, espira e ritorna, braccia lontane, lunghe e spalle ben aperte. Terzo esercizio, mi siedo, mi tolgo il tappetino perché ho bisogno delle gambe che si muovono. Allora, posso anche lavorare a piedi nudi. Da qui, anzi forse con le calze si scivola meglio. Mani sotto la sedia, lavoro bene in punta, ok? Mi siedo. Da qui apro e chiudo. Apro e chiudo, apro e chiudo. Ok? Abbiamo visto tre esercizi. Primo esercizio in quadrupedia, estensione della gamba a 90 gradi. Faremo 20 ripetizioni a destra, 20 ripetizioni a sinistra. Poi ci giriamo, ponte, appoggiamo bene i piedi sulla sedia, leviamo il bacino, faremo altre 20 ripetizioni. Torniamo su, appoggiamo bene i glutei sulla punta della sedia, apro e chiudo con l'elastico, altre 20 ripetizioni. Facciamo dai 3 ai 5 round con un minuto di pausa per ogni round, ok? Ci vediamo alla prossima, ciao!